Le notizie di oggi. La musica di sempre. GRP. Giornale Radio Piemonte. Parliamo di cinema, non solo di chi lo ama, di chi lo guarda, ma soprattutto di chi lo fa. E allora io darei immediatamente il benvenuto al direttore del Glocal Festival, Gabriele Diverio. Benvenuto su GRP, ciao. Ciao, ciao a tutti. Siamo alla 21esima edizione, dico bene? Sì, esatto. E si sta lavorando ovviamente per averla in presenza. Abbiamo già le date dal 10 al 14 marzo del 2022. Esatto, quelle sono le date del nostro festival di marzo, che, come dicevi giustamente tu, ci auguriamo di poter tornare a vivere insieme in una sala. Insomma, le premesse sono abbastanza buone se pensiamo a un anno fa, quando siamo stati costretti a prendere la decisione di andare online. Siamo sicuramente messi un po' meglio, quindi speriamo di rimanere almeno così, ma in realtà ci auguriamo di andare verso il meglio e quindi di poter ritornare in sala, che poi è il posto dove amiamo vedere i film. Siamo alla 20esima edizione, quindi dubito che ci sia qualcuno che non conosca questo festival. In ogni caso, che cos'è? A chi è rivolto questo festival? Spieghiamolo bene. Sì, assolutamente, è un festival che è stato ideato 21 anni fa, l'anno prossimo sarà 21 anni, dall'associazione Piemonte Movie, che, come dice il nome stesso, ovviamente è un'associazione che si occupa di cinema e legata al territorio, alla regione Piemonte. Quindi noi ci occupiamo prevalentemente di cortometraggi e di documentari che hanno un rapporto, un'attinenza con il territorio, quindi sono spesso girati o in Piemonte, oppure da case di produzione piemontese, oppure da registi piemontesi, e ovviamente anche poi se un regista piemontese può andare a girare dall'altra parte del mondo, è comunque un lavoro che noi selezioniamo e facciamo vedere. Questo perché spesso non si sa, o almeno 20 anni fa non si sapeva sicuramente, adesso grazie anche al nostro lavoro si sa un po' di più, che c'è una realtà molto dinamica e molto professionale che sta in Piemonte, soprattutto a Torino, e che si occupa di cinema, e questo è il nostro modo di portare l'attenzione. E anche molto attiva, devo dire, anzi ultimamente insomma vediamo il nostro bel Piemonte sul grande schermo, sul piccolo schermo, su tutte le piattaforme, insomma lo vediamo molto molto spesso, ecco, siamo più abituati a vederlo, ecco, per intenderci. Sì, assolutamente, questo grazie ovviamente anche all'ottimo lavoro che fa la nostra film commission locale, che attira sul nostro territorio tante produzioni anche di fiction, che poi, come dicevi tu, vanno su Rai, Netflix, e quindi diventano un po' più alla portata di tutti. E qui adesso vi chiamiamo, signori registi, signori cioè coloro che fanno il cinema, non solo che lo guardano, cerchiamo voi, perché insomma c'è la possibilità di inviare i propri film al festival. In realtà la prima scadenza era il 15 dicembre, ma c'è stata una proroga e quindi abbiamo ancora del tempo. Esatto, avete fino a fine anno, quindi fino al 31-12, cioè 23-59, per mandare i vostri film che sono stati realizzati nell'arco del 2021. Se siete dei registi di cortometraggi, di documentari, ma anche insomma se avete girato della fiction, potete inviarcela. Ai nostri bandi sono aperti, li trovate sul sito piemontemovie.com, dove potrete iscrivervi compilando il form e quindi poi insomma entrare a far parte della nostra banca dati, che lo ricordo sempre, non si esaurisce con il Glocal di marzo, ma che diventa poi anche un modo per conoscervi, sapere quello che fate. Certo. E magari una collaborazione al di là del festival. E poi da cosa nasce cosa? Mettici anche che vinci anche una somma che insomma ti permette insomma di investire magari in qualche altra produzione. Assolutamente sì, perché il miglior cortometraggio riceve il primo premio del valore di 1500 euro, invece il miglior documentario sono 2500 euro, visto che di solito i documentari lunghi hanno una produzione alle spalle un po' più impegnativa. Certo. Il premio ovviamente aumenta, e sì, in effetti ti è capitato più volte in passato di andare a contribuire in qualche modo magari al secondo lavoro, al terzo lavoro del vincitore, grazie al nostro piccolo. Bene, contributo. Allora ci risentiremo poi ovviamente in occasione del Glocal Film Festival, che arriva alla 21esima edizione. Per ora fatevi avanti, inviate le vostre produzioni, trovate tutto ovviamente sul sito internet, ma ritroverete anche tutto quanto sul nostro sito radiogrp.it. Io ringrazio tantissimo il direttore del festival, Gabriele Diverio, per essere stato nostro ospite in questo pomeriggio. Grazie a voi, grazie per l'invito. RP.